Prima i boati, poi le fiamme e una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Paura nella notte nella zona del porto di Ancona, dove un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nei capannoni ex Tubimar, uno spazio di 40.000 metri quadrati di proprietà dell'autorità di sistema portuale, dato in concessione a diverse aziende e dove era stoccato vario materiale. Le fiamme hanno distrutto alcuni camion e diverse strutture che potrebbero contenere solventi, vernici e altre sostanze potenzialmente tossiche. Non ci sono né vittime né feriti, ha assicurato subito il sindaco Valeria Mancinelli, che in via precauzionale ha deciso di chiudere sia le scuole sia le università. Sono state sospese tutte le attività all'aperto nei parchi e negli impianti sportivi ed è stato consigliato di tenere chiuse le finestre e limitare gli spostamenti non necessari in attesa dei risultati dell'analisi dell'ARPA e dell'ASUR. Al momento è stato rilevato alle ore 8 un picco di PM1. Anche l'azienda Ospedali Riuniti di Ancona ha dato indicazioni di tenere chiuse porte e finestre del Salisi, interessato marginalmente dai fumi come peraltro il centro città. Fondamentale è stato l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco sul posto con autobotti e autoscale. Sono riusciti a contenere l'incendio e ad evitare che si propagasse ad edifici, impianti, aziende e altre attività vicine. E dunque l'unico impianto coinvolto pare sia quello del centro di stoccaggio merci. Dopo aver circoscritto il rogo, i pompieri sono rimasti al lavoro per tutta la giornata per spegnere i focolai all'interno dell'area insieme ai colleghi di Pesaro, Macerata e Ascoli Piceno per un totale di 50 unità e 30 mezzi. Questa mattina alle 7.30 il prefetto di Ancona ha convocato d'urgenza la prima di una serie di riunioni con i vertici locali delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, della protezione civile regionale e del comune. Nel pomeriggio, poi, dopo una riunione tecnica del COC, il primo cittadino ha deciso di tenere chiusi anche domani i nidi e le scuole di ogni ordine e grado. Le cause del rogo, invece, sono in fase di accertamento e quanto accaduto è finito sul tavolo della procura, informata sin da subito. Il PM Irene Bilotta aprirà un fascicolo per incendio. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, nemmeno quella accidentale. Sul posto, la scorsa notte, anche la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e i vigili urbani. Decine, in queste ore, i messaggi di vicinanza delle istituzioni, dal presidente del Parlamento europeo ai ministri, dai leader politici, ai sindaci delle Marche e di tutta Italia.